Buongiorno amici del canale, spero che l'ultimo video vi sia piaciuto. Erano tante tecniche molto sovrapposte tra loro, molto particolari, effetti cippi molto utilizzati in America, ma qui da noi ancora poco. Vi ho dato un input, spero di vedere da voi molto interesse in questi restyling. Oggi vi propongo una cosa molto più semplice. Semplice però importante, e tante di voi me la chiedono. Come ricolorare le piastrelle e le cucine? Perché io lo dico sempre, dico che è facile, che si può fare, però voi a un certo punto dite sì Elisa, un po' di sicurezza quando si parte. Io oggi vi farò vedere come ricolorare appunto le piastrelle, una piastrella classica. Questa è stata messa su negli anni 2000, non è brutta, se voi ce l'avete non dico che è brutta, Dico semplicemente che in questa casa potrebbe non essere perfetta per il tipo di cucina e per la persona che verrà ad abitare, un ragazzo molto giovane, sui 35 anni, moderno e non ama particolarmente questo stile. Quindi noi oggi tra quattro passaggi la ricoloreremo, la cambieremo in un modo molto semplice. La prima cosa da fare quando si vuole ricolorare una cucina o delle piastrelle, sia quelle della cucina che quelle del bagno, è lo sgrassaggio. È fondamentale utilizzare questi prodotti ed effettuare questi passaggi. È importante perché se la piastrella non è completamente detersa, senza alcun alone di grasso, la pittura potrebbe non attaccare bene. Se non attacca bene, non tiene nel tempo. Magic Paint, vi ricordo, è uno dei pochi marchi al mondo che non produce aggrappante, non serve, grazie alla grande percentuale di gesso che ha all'interno e al grande quantitativo di aggrappante, ma per far sì che funzioni bene il processo di aggrappaggio è fondamentale sgrassare bene la base. Mi serve un secchio con un litro e mezzo di acqua calda, ok? Classica ammoniaca, di cui ne metterete all'interno più o meno un bicchiere. E poi servirà semplicissimo bicarbonato. Io questo che ho preso in farmacia, ma non vi preoccupate, anche quello del supermercato va benissimo. Bicarbonato, mettetene 2-3 cucchiai. È preferibile fare poca acqua e cambiarla spesso, perché voi vedrete che il potere sgrassante dell'ammoniaca e il bicarbonato insieme è elevatissimo, però l'acqua sarà sporca, quando è sporca sgrassa poco, ve ne rendete proprio conto, quindi cambiatela spesso, va bene? Sarà poi fondamentale anche sciacquare dopo aver sgrassato. Utilizzate una spugna come questa, dalla parte verde, potete proprio grattare per togliere via proprio l'eccesso, e poi sciacquate con un panno tipo questo. Ricordate sempre che anche se la vostra casa è molto pulita, lo sgrassaggio è fondamentale, d'accordo? Non pensate che non si debba sgrassare prima di qualsiasi restyling, perché vi faccio un esempio, la mattina vi alzate, mettete la crema sulle mani, toccate i comodini, toccate i mobili, è comunque una percentuale di grasso che voi andate ad adagiare sui mobili, quindi è fondamentale lo sgrassaggio. Quando si parla di legno, mi raccomando, bagnare molto meno, per evitare proprio di danneggiare il legno. Dopo ben due passate di sgrassaggio, sciacquo. Panno in microfibra morbido, inumidito. Due sciacquate sono perfette, diciamo, due passate di panno. Quando sarà perfettamente asciutto, possiamo direttamente partire col colore. Ricordate sempre di proteggere con nastro carta le parti che potrebbero essere colorate, ma non vogliamo poi stare delle ore a pulire, a ripristinare il tutto. Quindi nastro carta intorno alle cromature e nei punti in cui possiamo rischiare di sporcare. Mauro voleva per la sua cucina un colore di tendenza, scuro ma non troppo. Quindi ho preso il London Fumé e lo schiariremo insieme. Ho messo in questa bacinellina due barattoli di London Fumé, all'incirca un chilo. Questo perché? Perché sono sicura che con un chilo farò due mani su tutta la superficie. Mi sono tenuta un pochettino più larga perché ora farò il colore e non voglio assolutamente doverlo rifare due volte. Se ne avanzo farò dei piccoli dettagli, delle cornici, dei dettagli per rendere più unica la cucina. E ricordatevi sempre che un barattolo di Magic Paint copre 8-10 metri quadri di superficie, ma può cambiare in base al materiale che voi andate a coprire. In effetti qui abbiamo una piastrella che non assorbe, però ha bisogno del suo tempo
per asciugare bene e far sì che la pittura aggrappi bene, è fondamentale. Prendiamo il dark sand e ne mettiamo un goccino. Io vado a caso perché la texture la voglio sentire. Se voi non siete sicure, prendete un cucchiaio, un bicchiere di plastica e fatevi la vostra dose, calibrando, in modo che se in futuro dovete di nuovo rifarla, potete farla uguale. Il bello di Magic è proprio questo, consente tantissime diluizioni, tantissime sfumature di colori sempre differenti. Ancora un po'. Vorrei una tonalità che stia bene sì con le pareti, che sono di un sabbia delicato, ma anche con il pavimento. Ricordate sempre che il pavimento sarà nella vostra casa per sempre, mentre le pareti si possono sempre cambiare. Il quantitativo di vernice che ho preparato basterà per tutte le piastrelle. Se dovesse avanzarne, come vi dicevo, lo utilizzerò per fare delle cornici o dei dettagli. Ora io utilizzo rullo e vaschetta, molto importante per una stesura omogenea su tutte le piastrelle. Prima di incominciare, prendete il rullo, lo mettete in acqua tiepida e lo strizzate per bene. In questo modo, quando assorbirà la pittura, sarà molto più omogenea la stesura. In questo caso non ho aggiunto acqua. Col rullo spesso lo consiglio, ma la piastrella in questione è molto lucida e liscia. Preferisco avere la pittura pura, in modo che aggrappi ancora più in fretta e meglio. La prima mano deve essere una passata vellutata e di aggrappaggio, quindi non dovete aver paura nel tirare bene la pittura. Mi raccomando però, non si ripassa quando la pittura sta asciugando, perché in quel momento ha iniziato il suo processo di aggrappatura. Se volete potete aiutarvi con un pennello per le fessure. Prima passate il pennello e poi si continua con il rullo. Sono passate circa 3 ore e la pittura è asciutta. Mi raccomando, è fondamentale ricordarsi sempre che serve una temperatura in casa calda. Quindi se avete la casa fredda e umida, perché è molto tempo che non ci state o non c'è il riscaldamento acceso, potrebbe essere un problema. Bisogna avere proprio una temperatura che permetta alla pittura di asciugare bene. Quando mettete la mano, deve essere calda al tatto. Ora io passerò la seconda mano con la pittura leggermente diluita. Come vi dicevo prima, ho preso la pittura e l'abbiamo leggermente miscelata col dark sand per rendere la tonalità più chiara, leggermente più chiara. Ora metterò una percentuale di acqua che mi permette di avere la pittura più scorrevole, più fluida e risparmiare soprattutto prodotto. Metterò all'incirca un 10% di acqua, io lo faccio a occhio perché mi piace di più. È importante girare bene, mi raccomando. Partiamo con la seconda mano, come prima, pennello e rullo.
sono, ho finito la seconda mano e sono molto soddisfatta. Il colore è bello, omogeneo, liscio e ha coperto perfettamente con la seconda mano, quindi ho addirittura avanzato un pochino di colore. Questo per dirvi che realmente con un barattolo di Magic Paint da mezzo chilo ci fate 8-9 metri quadri, anche su una superficie così particolare con le fughe che assorbono molto. Mi è bastato un chilo di pittura per tutto. E finalmente è arrivato il momento di passare la protezione. È un momento bellissimo perché vedrete proprio il colore cambiare. Quando si stende il protettivo, che sia lucido o satinato, Magic Paint ha le due versioni, vedrete proprio il colore cambiare. Passare da gessoso opaco a proprio satinato luminoso e dona profondità, dona luminosità all'ambiente. È molto bello questo passaggio. Io ho optato per la versione satinata e ora utilizzerò questo metodo. All'interno metterò un goccino di colore, proprio poco, quasi un cucchiaio. Lo si fa perché donerà ancora più profondità al colore sottostante e illuminerà la stanza ancora di più, ma soprattutto se per caso ci dovesse essere qualche alone o qualche piccolo buchino, andrà a tonalizzare e quindi si vedrà meno l'errore, diciamo l'errore nella stesura principale. Un cucchiaio, non di più. Basterà. Inoltre è importante aggiungere anche un goccino di acqua. Diciamo che io solitamente ne metto il 20%, in questo caso oggi anche un po' di meno, anche un 15%. Non pensate di dover per forza pesare o di dover utilizzare caraffine speciali. Fatevi portare molto dal vostro istinto, nel senso che mettete un goccino di acqua e guardate la fluidità, se vi piace. Per me basta così. È bello, vellutato, liscio e molto facile da stendere, è importante. Vedrete quanto cambierà la stanza dopo questa stesura. Ho appena finito di stendere la prima mano di protettivo. Alla superficie è bello, liscio, vellutato e molto luminoso. L'ho stesa su tutta la superficie. Io e Magic Paint vi diamo la garanzia di estrema tenuta negli anni antigraffio con la stesura di 3 mani di protettivo. Quindi il mio scrupolo è di 3 mani. Io vi consiglio però di non passare 3 mani su tutta la superficie. Passate la seconda e la terza solo nella parte in cui ci sarà realmente l'usura. Qui tra un po' verrà messa la base della cucina e i pensili appesi. Quindi nella stragrande maggioranza della piastrella non ci sarà l'usura. Una prima mano va comunque passata su tutto per evitare i graffi. Io mi sono presa la premura di aspettare. La seconda e la terza mano va data a 6 ore di distanza dalla prima, in modo che le basi date prima abbiano il tempo di aggrappare bene e solidificarsi per diventare totalmente antigraffio. Il consiglio che vi do è, il giorno dopo aver steso tutte e 3 le mani di protettivo, prendete l'unghia e provate a graffiare.
deve essere totalmente antigraffio. Questa è la nostra sicurezza. Diciamo che se una persona si mette di fronte a un lavoro del genere, rifà tutte le piastrelle, magari rifà anche la cucina, deve avere un po' di serenità per un po' di anni, almeno 5-6 anni di sicurezza antigraffio garantita Magic Paint. Non vedo l'ora di vedere la cucina montata, credo che con la tonalità della piastrella sarà veramente bella e contemporanea. Mauro sarà felice. Spero con questo video di avervi dato un po' di sicurezza. Come vedete Magic Paint aggrappa veramente su tutto, non ho steso primer o cementiti varie, non ho usato sgrassatori particolari, solo prodotti in commercio semplicissimi, ammoniaca, bicarbonato, acqua calda, spugna semplicissima, e in una giornata ho steso due mani di colore e una mano di protettivo. È importante però aspettare, ricordatevi, le 6 ore tra la seconda mano di protettivo e la terza, per garantire la completa essiccatura. Quando vi apprestate a fare un lavoro del genere, prendetevi il tempo che vi serve, piuttosto 2 giorni, ma dovete essere molto sereni e rilassati per farlo al meglio. Qui ho scelto una tonalità scura, mi piaceva questo contrasto con la cucina, ma anche con le tonalità chiare, i bianchi o comunque gli avorio, l'effetto è veramente molto molto bello, anche perché con la finitura satinata sembrano veramente nuove le piastrelle, non sembrano ricolorate. Ricordatevi sempre che Magic Paint è naturale e totalmente inodore. Quindi anche se ricolorerete la cucina o le piastrelle, non dovete subire nessuna giornataccia con finestra aperta o altro, perché non ci sarà nessun tipo di odore. È una cosa molto bella questa, perché potete utilizzare subito gli ambienti che hanno ospitato il vostro restyling. Per la manutenzione nessun problema, Magic Paint resisterà tantissimi anni, basterà procedere come vi dico adesso. Detersivo, diluito in una bacinellina di acqua tiepida. Utilizzate per lo sgrassaggio una spugnettina di quelle morbide tipo panno in microfibra, passate sulla superficie e dopo sciacquate. È molto importante non passare mai detersivi puri sulle superfici, anche quelle nuove, perché col tempo andranno a togliere la luminosità. In questo modo le superfici protette, sigillate con Magic Paint saranno belle per tantissimi anni. Qui sotto nei link troverete tutti gli indirizzi per acquistare Magic Paint, sia dai rivenditori italiani che online. Inoltre troverete le altre pagine social per vedere numerosi tutorial e post dedicati con restyling prima e dopo. Mi raccomando, per qualsiasi domanda scrivete nei commenti, appena posso rispondo. Ciao!